Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a parlare di prima di dare la mia opinione e la mia, diciamo, esperienza in campo di amicizia, vi faccio vedere questa clip che ho visto nel programma di Re 1 con le brave ragazze di qualche tempo fa. Soprattutto possiamo uscire dal cliché che è più facile essere amici tra maschi che non tra donne. Diciolo tu. Allora, sicuramente invece è vero che è molto più facile essere amici tra maschi, perché per esempio, ce lo dicevano poc'anzi Manila e Valeria, questa dimensione di ricerca, di quotidianità, questo è quello che caratterizza il femminile. Io sono invece dell'avviso che due uomini possono non sentirsi, sanno che ci sono l'un per l'altro. Quindi nel femminile c'è proprio il bisogno di quotidianità, di possessività, cioè anche di dare un ruolo importante, cioè l'amica diventa una stampella. Nella relazione maschile questo non accade. Tra l'altro ci sono anche dei sentimenti che caratterizzano. Prima veniva utilizzata proprio la parola magica che è lealtà, cioè nel momento in cui ho letto la lealtà ho capito è la persona di cui mi posso fidare e affidare. E quindi solitamente l'amicizia maschile non è caratterizzata dall'invidia, che invece va a contaminare, se così possiamo. Però, dottoressa, posso riallacciarmi a quello sì. Che diceva prima Veronica? Se ci sono delle persone intelligenti, sì. L'amicizia c'è senza invidia, senza competizione. Sono d'accordo. Valeria, io sono d'accordo con quello che dici. La parolina magica è essere risolte come donne. Ah, beh, certo, vero. Molto spesso questo, e parlo chiaramente da terapeuta donna, un po' ci caratterizza, cioè come se mancassimo sempre di qualcosa. Riusciamo con più difficoltà a fare branco, ma quando decidiamo di fare branco siamo imbattibili. Sono d'accordo. Siamo una potenza. Iniziamo a parlare di quello che è stato detto nella clip. Tra donne c'è più rivalità rispetto ad un rapporto tra uomini. Io penso che l'esatto contrario, nel senso che come ci possa essere in un rapporto tra donne una rivalità e una certa invidia, c'è anche nel rapporto tra uomini, perché tra donne può essere che ci sia un campo fisico, in campo amoroso, in campo di avvicinamento, essere più belle dell'altra può portare ad avere questa rivalità e questa invidia, ma ci è questo coso di invidia e di gelosia ci può essere anche tra un uomo, tra uomini, perché pure un uomo può essere può invidiare un altro uomo, può provare gelosia verso un altro uomo per l'aspetto fisico, può essere che lui vuole avere quel tipo di fisico e lui non riesce ad averlo. C'è sempre una certa gelosia, anche se si riguarda nel campo, anche loro nel campo amoroso, perché si può amare la stessa persona che ama l'altra persona, quindi anche lì c'è una sorta di rivalità e un po' di gelosia. Quindi non credo a quello che dicono loro, che in rapporto tra uomini non ci sia gelosia come si ha nel rapporto tra donne. Però l'ultimo pezzo che loro dicono è che se c'è una certa intelligenza, la rivalità e questa gelosia non ci dovrebbe essere. Questo sono perfettamente d'accordo. E se si vuole parlare di rapporto uomo-donna, di amicizia, per me può esistere, perché alla fine fino all'asilo si può fare amicizia con qualsiasi tipo di persona, qualsiasi bambino, che sia uomo, sia donna. Può l'amicizia portare, diciamo, amore, ma non il contrario, che d'amore diventa amicizia? No, in quel caso do perfettamente ragione a chi dice che
l'apporto uomo-donna non può esistere, soprattutto dopo essere nato l'amore, cioè che quell'apporto è cominciato con l'amore, quindi in quel caso non può essere amicizia, ma nel fatto contrario sì. Forse l'amicizia migliore è quella tra un eterosessuale e un omosessuale, almeno io penso così, ho avuto amici omosessuali, quindi la mia esperienza sull'amicizia, se avete visto il video che ho fatto, il mio carattere mi lascia sola, vi lascio il link qui sopra o nel box informazioni, andate a vedere. Io ho avuto poche amicizie e francamente le ho abbastanza scelte per via del mio carattere, come sono fatta. E penso che l'amicizia sia la cosa più importante dopo la famiglia, ovviamente. Questa è la mia opinione e voi cosa ne pensate dell'amicizia? Scrivetelo sotto nei commenti e vi lascio al prossimo video. Ciao!